Pripyat, buonasera. TGTG. Questa è la città fantasma che il 26 aprile del 1986 venne praticamente distrutta. Parliamo di Chernobyl, tutte le notizie del giorno, come vi anticipavo, certo, ma Chernobyl in particolare questa sera, anche perché il nostro ospite, che vi presento subito, è Pino Scaccia, giornalista e scrittore. Buonasera. Benvenuto, Pino. È stato il primo giornalista occidentale a sbarcare a Chernobyl quando? Raccontaci brevemente, poi entriamo nel merito di tutte le questioni, facciamo vedere i brani dei tuoi reportage. A me ha fatto molta impressione rivedere, per esempio, la Luna, il Luna Park, la ruota del Luna Park di Pripez, che Pripez è la città appunto accanto alla centrale dove lavoravano tutti gli operai. Io ho avuto così la curiosità e anche l'avventura di salire su quella roda del Luna Park e in quel momento mi sono sentito soprattutto un sopravvissuto. Io sono andato casualmente, stavo a Kiev nel 1991, a 5 anni dal disastro, per le elezioni che hanno poi portato all'indipendenza dell'Ucraina. E c'era un operatore della TV locale, della TV di Kiev, che abitava a Pripyaz, proprio in quella città fantasma. E mi ha invitato ad andare e siamo andati così, spontaneamente, senza protezioni, senza permessi, senza assolutamente niente, da visitatori occasionali. E per la prima volta nella mia vita, a un cronista capita di vedere catasse di cadaveri, ma ho visto lì davvero la morte del mondo, un bosco bianco morto, le merendine dei bambini lasciati a scuola. Lasciate in fretta a scuola sui banchi, interi villaggi sepolti. Ho visto davvero quali possono essere i disastri del nucleare. Da qui ripartiamo. Prima facciamo il punto sulle notizie del giorno, lo facciamo attraverso i titoli di TG1 e TG5, poi torniamo insieme. Regeni, arrestato al Cairo il consulente legale della famiglia e i genitori di Giulio, siamo angosciati. Londra al fianco del nostro paese. Libia, dopo la richiesta di aiuto di Tripoli, si studia il possibile intervento, sostegno dall'Italia, ma prima un passaggio formale all'ONU. L'INPS invia le prime buste arancioni, 150.000 lettere con l'estratto conto dei contributi, l'età alla quale si potrà andare in pensione e la simulazione dell'assegno. Previsto l'invio a 7 milioni di lavoratori del settore privato. Corruzione e appalti truccati in favore dei casalesi, indagato il presidente del PD Campano che si autosospende, avrebbe chiesto voti in cambio di favori, 9 arresti tra imprenditori e professionisti. Una domanda al volo su un argomento che credo ti possa coinvolgere, cioè il piano italiano per l'aiuto in Libia. Sulla Libia, io sono stato molte volte in Libia, 5 volte quando c'era Gheddafi a Tripoli e poi sono andato per la rivolta a Bengasi. In realtà lì noi occidentali, non tanto l'Italia quanto la Francia soprattutto, come sappiamo, e gli Stati Uniti, per infilarsi nell'affare del petrolio hanno fatto errori clamorosi. È stato un grande errore, purtroppo lo stiamo vedendo con i fatti di oggi, far fuori Gheddafi, che comunque garantiva un paese laico Dava un equilibrio, insomma. e non disperato. Non era sicuramente la Libia un paese disperato, per cui adesso bisogna un po' recuperare. Allora, dicevamo Chernobyl, allora facciamo un po' il punto su quello che successe a Chernobyl, lo facciamo con il servizio del nostro telegiornale TG2000 di Stefania Squarcia. Vediamo. Era la notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986 quando esplose il reattore numero 4 nella centrale nucleare di Chernobyl. Un incidente avvenuto nella lontana Ucraina ma che ha cambiato la vita di milioni di europei. La nube radioattiva investì tutta la zona di Kiev e raggiunse in poche ore l'Europa settentrionale fino all'Italia. La notizia e l'allarme vennero dati dalla Svezia solo 2 giorni dopo. Subito scattarono gli inviti a non consumare prodotti ortofrutticoli soggetti alla contaminazione. Nel periodo successivo fu indimenticabile la gara di solidarietà che
che ha portato migliaia di bambini ucraini nelle famiglie italiane per tenerli lontani dalle radiazioni. Gli effetti dell'esplosione, centinaia di volte superiore a quella di Hiroshima, furono minimizzati dall'Unione Sovietica e l'ordine di evacuazione dell'area fu dato solo 36 ore dopo. Questa tragedia ci accompagnerà fino alla fine dei nostri giorni. Io ero là, non posso dimenticare. Nessuno che era là dal primo giorno lo potrà fare, dice Vassili Markin, ingegnere sopravvissuto, e uno dei 150 eroici liquidatori, militari, riservisti, operai, quasi tutti morti, che indossando solo una mascherina di cotone salirono sul tetto del reattore per chiuderlo in un sarcofago di cemento, oggi deteriorato da buchi e crepe. L'impianto sarà presto sormontato da una mega struttura d'acciaio destinata a coprire ciò che rimane della vecchia installazione sovietica. Un impegno da 40 milioni di euro firmato dal presidente Poroshenko e dalla Banca Europea per gli investimenti. Ancora imprevedibili i danni sulla popolazione e la loro durata. Oggi Chernobyl e la vicina Pripyat appaiono città spettrali, ma quelle zone sono ancora popolate da 5 milioni di persone che vivono in quei terreni contaminati, consumano verdura e bevono l'acqua che corre in quelle terre. Tra di loro anche Maria. Non mi muovo, questa è la mia terra. Qui voglio morire. Pino, ci spieghi che cosa è successo a Chernobyl e perché quando tu sei andato, cioè 5 anni dopo il disastro, l'area non era ancora blindata e quindi... C'era sicuramente la voglia di ridimensionare l'allarme in qualche maniera, eravamo ancora, era appena crollata l'Unione Sovietica, ma insomma non si era cambiata politica. C'era la voglia, che peraltro delittuosa in occasione del disastro, che ha dato l'allarme soltanto 48 ore dopo, per cui non era stata ancora circoscritta. Se ho sentito le cifre, la collega ha detto 5 milioni, forse addirittura molti di più considerando la Bielorussia, forse 9 milioni abitano tuttora nella zona contaminata, cioè negli ultimi 30 chilometri. È una cifra paurosa. Senti, molti pensano che l'incidente sia accaduto a centrale in uso. In realtà non è successo questo. Sì, io ho avuto il privilegio, insomma, nel 91 di intervistare il capoturno di allora, di quella notte, insomma, Sergei Sashun. Si chiamava, perché adesso è morto, e mi parlò appunto di 3 errori fondamentali. In realtà è stato proprio l'errore fondamentale, è stato proprio quello di spengere il reattore numero 4 per un controllo di sicurezza. Per verificare il livello di sicurezza hanno spento il reattore, hanno disattivato tutti i controlli. Naturalmente non è come spengere un interruttore, questo ha creato una sorta di cortocircuito. Una turbina entrata in collisione, è esploso tutto, poi è stato un incendio e quindi questa polvere radioattiva ha invaso tutto il cielo fino ad arrivare in Scandinavia, che poi ha dato l'allarme. E da lì è partito tutto. Allora vediamo un frammento adesso del tuo reportage girato per il TG1 all'epoca e poi ne parliamo. Quella notte nessuno si aspettava il disastro, anche perché non doveva succedere. Ci sono stati almeno 3 errori. Sono arrivati ordini sbagliati. Noi superstiti non ci sentiamo fortunati. Ho sensi di colpa che nessuno potrà mai cancellare. Odio soltanto chi non ci ha mai avvertito dei rischi che correvamo. Gli errori. Nel tentativo maldestro di sperimentare un'emergenza, furono paradossalmente disattivati tutti i sistemi di sicurezza e quando scattò un allarme automatico di spegnimento immediato, si ignorò, passando al manuale. All'1:23 di notte, la mancanza di acqua surriscaldò la turbina e in 20 secondi il reattore arrivò a 100 volte la sua potenza. La grafite prese fuoco e una nuvola di fumo portò nell'atmosfera tonnellate di particelle radioattive che si sparsero non solo intorno alla zona, ma in tutta Europa, prova che il mostro non conosce confini. Certamente una concomitanza irripetibile di eventi sciagurati, accanto a una tecnologia profondamente progredita da allora. Chernobyl resta il monumento funebre alla prima era nucleare, da tempo siamo nella seconda. Anche se questo non è stato l'unico, forse neanche il più grave incidente accaduto. Ma, cioè quello che io ho raccolto a Kiev, che sarebbe stato addirittura il 7° incidente in ordine di gravità. Dagli anni 60 in poi ci sono documenti che lo accertano, è esploso un sommergibile atomico, ci sono stati altri incidenti, c'erano soprattutto, lo dico per far capire che non tutto
era noto a nessuno, c'erano addirittura 10 città fantasma, abitate da fantasmi. Cioè, in Russia? Diciamo nell'ex Unione Sovietica, è difficile poi stabilire il territorio, per cui erano segnate soltanto con dei numeri queste città, una popolazione che non era segnata neppure all'anagrafe, per cui che producevano questo, cioè c'è sempre poi come dire, la svolta militare, insomma, lo stesso Chernobyl si produceva uranio per fini civili, ma anche il plutonio per uso militare, insomma, per cui forse per questo hanno sempre cercato di tenere nascosto. Insomma. Altro frammento, le testimonianze, sempre tratto da reportage di Pino Scaccia. Andiamo avanti, entriamo dentro la zona rossa dove sarebbe vietato abitare, ma a Kupo e Vatoe ci sono vecchi contadini che hanno deciso di tornare, sfidando tutti. Sono tornata perché era impossibile vivere dove ci avevano sistemato, 3 o 4 famiglie per casa e non c'era il giardino. Paura? No, non ho paura, sono vecchia ormai. Nessuno mi viene a trovare, neppure i figli. Hanno paura. Ormai non mi resta che aspettare la morte qui. Spero che arrivi presto. E ho paura di stare qui? No, perché la mia dose ormai l'ho presa. Sarà quel che sarà. Qualche giorno fa è venuta a mancare una delle ultime testimoni di quei luoghi e pare che sia rimasto soltanto un contadino in vita di quella zona. Sì, no, ma molti anche oggi ci sono villaggi ovviamente che si sono ridotti in maniera clamorosa, insomma, da 30.000 abitanti, adesso magari sono rimasti soltanto in 1.000 addirittura, per cui sono i sopravvissuti. Ma è la dimostrazione che in fondo è tutto preso in maniera fatalistica. Quella vecchia, abbiamo sentito, si chiamava Olga, lo ricordo, diceva appunto: cosa mi aspetta? Questa è la mia vita, questa è la mia campagna, insomma, aspetto solo di morire. In realtà molti sono morti subito, molti altri purtroppo sono destinati a morire successivamente, ma nessuno alla fine ha voluto abbandonare la propria terra, la propria campagna. Certo. Adesso andiamo a vedere come 30 anni fa la notizia di questo disastro fa il giro del mondo, l'andiamo a vedere sulla stampa italiana, perché ovviamente non sono mancati dibattiti, commenti, e tra questi pensate un fondo di Primo Levi. Allora, tutto questo lo tiene insieme l'arguzia, come al solito, il nostro Vincenzo Grienti, che ha riletto per noi proprio le prime pagine dei giornali di allora. Vediamolo insieme. L'esplosione della centrale di Chernobyl in Ucraina scoppia più dirompente che mai anche sulla stampa italiana dopo quel 26 aprile 1986. L'Unità parla di catastrofe mai vista dalle conseguenze incalcolabili, mentre Giuseppe Zamberletti, allora ministro della Protezione Civile, assicura che per l'Italia non c'è rischio. Tuttavia la nube tossica, titolano i giornali italiani, è attesa sulle Alpi italiane. Il 3 maggio un'ordinanza del ministro della Sanità vieta in tutta la penisola per 15 giorni la vendita di ortaggi a foglia larga e la somministrazione di latte a bambini sotto i 10 mesi e alle gestanti. Sul quotidiano La Stampa di Torino, Primo Levi, in un fondo dal titolo La peste non ha frontiere, si chiede se il mondo imparerà mai dalle proprie sciagure. Purtroppo, commenta l'autore di Se questo è un uomo, la tecnologia e la biologia nucleare sono intrinsecamente ardue. Ai profani è difficile fare il bilancio rischi-benefici. Ora profani siamo tutti, i pochi non profani sono parte in causa. Nell'agosto dell'86 poi a Vienna si riunisce l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che, discutendo il dramma del dopo Chernobyl, stima che nei successivi 70 anni a causa delle radiazioni le vittime potrebbero essere circa 50.000. Fino a distanza appunto di 30 anni però non si è fatto moltissimo, cioè l'area è ancora, ci sono dei reattori addirittura che ancora funzionano, no? Sì, difatti intanto bisogna ricordare che la centrale è stata chiusa nel 2000 addirittura, però ancora di fatto produce energia, è funzionante, lo stesso reattore numero 4, diceva la portavoce della centrale, che non è, come dicevo prima, non si può, non è come spegnere un interruttore.
e spegnerlo definitivamente causerebbe un altro disastro. Poi ci sono altri reattori, il reattore numero 1 e il reattore numero 3 ancora sono funzionanti. In realtà continuano a lavorare nella centrale, molti operai sono tornati a vivere intorno a Pripyat, al massimo lavorano per 15 giorni, che è la massima soglia consentita per non correre rischi. Ristiamo al discorso in qualche maniera del fatalismo, insomma, l'aspetto più doloroso per me è stato vedere, per esempio, cioè a Dubova, un villaggio dove ci sono le tombe, ma su ogni tomba non c'è il nome di un defunto, ma c'è il nome di un villaggio morto. Cioè, il cimitero dei villaggi è pazzesco, insomma, altri villaggi, Kupe Vatoe, per esempio, dove c'è il cartello d'ingresso, Kupe Vatoe, poi niente, tutto sepolto, e il cartello d'uscita. È lì che, appunto, bisogna rendersi conto, e io stesso sono stato 3 volte, come hai detto, rivedendo queste immagini di Pripyat, sento l'angoscia dentro, c'è grande angoscia sicuramente. Allora andiamoci a vedere adesso altri titoli dei telegiornali, TG4 e TG3, e poi torniamo in studio. C'è un nuovo allarme, attentati che riguarda anche l'Italia. Sono in questo caso i servizi segreti americani che informano che l'ISIS sta preparando nuovi attacchi, appunto, terroristici, grazie a delle cellule dormienti già presenti sul nostro paese. I nostri servizi per il momento non confermano. E poi vedremo insieme un video shock, per la prima volta le immagini del kamikaze, di uno dei kamikaze degli attentati di Parigi di novembre, nel momento stesso in cui decide di uccidersi, di farsi saltare per aria per uccidere gli indifesi e le persone intorno a lui in un bar della capitale francese. Il 20% degli italiani ha più di 65 anni, ma per la prima volta cala l'aspettativa di vita, tra gli ultimi in Europa ad investire in prevenzione. Libia, la richiesta al governo per la difesa dei pozzi di petrolio, l'Italia smentisce l'invio di 900 soldati, si parla di 250 uomini. Allora Pino, in Francia è andato in onda il video shock, così definito, del kamikaze che si è fatto esplodere a Parigi. Giusto mandarlo in onda secondo te? Ma non vorrei dare giudizi, perché io appartengo a un'altra generazione. Un discorso lungo, siamo stati addestrati in un'altra maniera. La morte si può visualizzare in mille maniere. Io, andando in giro per guerre, per territori difficili, ovviamente nello tsunami, mi sono trovato a ridosso di molti, molti cadaveri, molte catastrofi, e abbiamo sempre evitato. Quindi secondo me è solo, purtroppo, spettacolo, becero spettacolo, cioè non c'è bisogno, proprio in questo momento, tra l'altro, in cui abbiamo tutti ovviamente molta paura, aumentare queste paure. Io non l'avrei mandato in onda, sinceramente. Bene, sei stato chiaro. Ma un'altra cosa, invece, per quanto riguarda la foto, diciamo così, sì, taroccata di Domeni, dove c'è il papà che butta la figlia insieme alla moglie, insomma quella che ha vinto il Pulitzer e poi pare che non sia andata proprio così. Sì, ma anche questa appartiene al fotogiornalismo, perché appunto ormai io ho scritto un libro proprio sui rischi del web. Il web è un po' che ha cambiato tutta la struttura informativa, dove c'è molto alto il rischio di manipolazione. Insomma, è difficile distinguere, ovviamente magari per noi del mestiere è un po' più facile, ma per la gente comune è difficile distinguere il vero dal falso. Lo stesso McLuhan, il padre del villaggio globale, ammoniva negli anni 60 dei rischi di affittare il cervello. Lui diceva: affittiamo tutti il cervello. Io me ne rendo conto, frequentando molto il web, che spesso la gente neppure legge, neppure approfondisce, si limita a esserci, a condividere, ma senza partecipare realmente, senza capire. E allora torniamo alla realtà, quella vera, quella che tu hai documentato con un altro frammento del tuo reportage. Dubova è uno dei pochi villaggi ancora abitati. Sofia ha 80 anni, aspetta solo di morire. Quella notte non ci siamo accorti di nulla, dormivamo.
Ci siamo accorti che qualcosa di grave era successo nei giorni successivi, perché c'era tanto movimento, gente che portavano via. E poi cominciò a capire tutto mio marito, che lavorava in una fattoria vicino a Pripyat. Mi raccontava che facevano gli esami a tutte le bestie, e poi nei mesi successivi che succedevano cose strane. Mucche con due teste, maiali con una testa e due corpi. Sono venuti anche da noi a farci le visite, ma non ci hanno portato via, segno che stavamo meglio degli altri. Però mio marito, Misha, ha cominciato a sentirsi male finché è morto. Insomma, mi ricorda molto il racconto che l'ultimo premio Nobel per la letteratura, la Alexievich, fa proprio in preghiera per Chernobyl, fa della situazione, cioè dice appunto i soccorsi sono arrivati due giorni dopo, poi sono arrivati i vigili del fuoco così in calzoncini e maglietta, no? Tutta una cosa molto normale in apparenza, no? Senza... Sì, quello dicevo io stesso, ripeto, 5 anni dopo il disastro, quindi insomma, un tempo considerevole, siamo andati assolutamente senza nessun divieto in quel momento, senza particolari precauzioni, insomma. È stato tutto preso un po' alla leggera, ripeto, probabilmente soprattutto per nascondere l'entità del disastro, che ancora nessuno è riuscito a stabilire esattamente quanti morti ci sono stati, ma soprattutto anche per così incapacità, insomma, in qualche maniera. A me queste vecchie che ho trovato nei villaggi, ma io queste immagini sono proprio del 1991, della prima volta. Ma io insomma, altre vecchie, altri contadini li ho ritrovati anche dopo 10 anni per il decennale, anche per il ventennale, cioè 10 anni fa, nel 2006. La situazione è praticamente identica, aumenta soltanto le morti. Il problema vero è anche il futuro, perché ogni anno ancora, solo in Ucraina, 2000 bambini si ammalano di cancro. Sono nati naturalmente molto tempo dopo il disastro, ma la contaminazione evidentemente li ha colpiti in maniera irrimediabile, per cui si continua anche oggi a morire. Intanto noi vediamo, se mi mandate la grafica per cortesia, dei dati che riguardano, ecco, Stati Uniti e Francia, l'entità dei reattori nucleari attivi, e poi abbiamo nel mondo, insomma, una quantità, eccola qui. Allora, Corea del Sud 24, Francia 58 reattori attivi, in Gran Bretagna 16, in Cina 26, negli Stati Uniti 99, nella Russia 34, 43 in Giappone, l'India 21 e poi sparsi altri 75. Insomma, questi, come possiamo dire, sono dei pericoli che stanno lì. Sì, è come stare seduti su una bomba atomica, potrebbe esplodere da un momento all'altro. Oggi diceva uno scienziato che non si fida tanto le centrali quanto di chi lavora le centrali. In realtà io l'ho provato anche sul piano pratico, perché io ho chiesto quella notte cosa hanno sentito gli abitanti di Chernobyl. Mi hanno spiegato, mi hanno raccontato che quella notte pioveva e la pioggia era molto pesante, faceva male. Io sono stato nel deserto del Nevada a scoprire l'area 51 e ho sentito la stessa pioggia a farmi ugualmente male. Significa che appunto gli esperimenti nucleari si fanno in tutto il mondo, in Africa ci sono i francesi che fanno esperimenti nucleari, il pericolo è veramente universale. Ecco Pino, tu hai citato l'area 51, l'area molto nota, ma insomma spieghiamolo meglio, perché è un'area che interessa, almeno nell'immaginario collettivo, è andata agli onori delle cronache, perché ci sarebbero extraterrestri presi, sezionati, sì, eccetera. Che cosa succedeva, visto che tu ci sei stato? Sì. No, la famosa base dove sarebbe stata effettuata l'autopsia dell'alieno. Ma io lì ho trovato anche conferme, come dire, ho trovato un rapporto di un documento autentico di un generale americano che testimonia di un conflitto a fuoco con gli extraterrestri fuori la base. Questa base, io quando sono andato, non era ancora stata ammessa dagli Stati Uniti, in realtà, perché era una base militare segreta dove si creavano gli aerei spia, tutte le armi, come dire, non convenzionali. E siamo saliti su una montagna, abbiamo ripreso questa vallata piena di questa base. Però ti volevo dire brevissimamente perché
si è scoperta l'area 51, perché in realtà si erano feriti due operai che lavoravano in questa base e hanno fatto causa all'azienda, a questa base. Quando il giudice ha cercato di mettere in piedi la causa, si è reso conto che quell'azienda non esisteva, cioè loro lavorano in un posto che non esisteva ed era appunto l'area 51. Uno, Bob Lazar, uno degli studiosi della zona, si è messo in testa di scoprire la verità e poi alla fine gli Stati Uniti hanno dovuto ammettere, insomma, l'esistenza di questa base. Quindi possiamo dire che un po' come dire, la storia degli extraterrestri potrebbe essere stata tirata in ballo per coprire interessi un po' più complicati da non spiegare. Lo so, gli abitanti di Groom Lake, si chiama la zona, sono convinti che di aver visto gli extraterrestri. Sinceramente non sono in grado di, sì, o almeno erano distratti in quel momento in cui c'ero, perché no, non si sono fatti vivi. Senti, volevo chiederti il commento su un passaggio di un libro, appunto quello che citavo prima, Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, in cui brano poi chiuderà TGTG dopo la poesia come al solito, perché in un passaggio lei dice: accadde una cosa che mi meravigliò molto, cioè fino a quel momento eravamo un popolo di materialisti, ma all'improvviso questo mondo materialista e ateo, del quale eravamo così certi, era esploso insieme alla centrale di Chernobyl. Né la fisica né la matematica potevano spiegarci davvero quanto era accaduto. La gente cercava di orientarsi in questo nuovo mondo, ma a parte il senso di smarrimento e la paura non trovava risposte. Subito si riempirono le chiese. Quando vidi le chiese stracolme di gente, uno spettacolo assolutamente inedito, eravamo ancora in epoca sovietica e restai stupita. Ma io ho visto delle scene per il decennale, 10 anni dopo ho visto scene molto toccanti, mi hanno ricordato un po', io sono stato a Varsavia quando è morto Giovanni Paolo II, insomma era un santuario, Varsavia era una città santuario, c'erano candele, candelotti, lumini dappertutto. E a Chernobyl per i 10 anni era ugualmente un santuario, non so fino a che punto, insomma, o per disperazione, come dire, o per fede vera, ma sicuramente si sono molto avvicinati, sicuramente. Considera che ha colpito veramente tutta l'area, non solo l'Ucraina, la Bielorussia. È stato un disastro veramente gigantesco. Grazie a Pino Scaccia per essere stato con noi, per aver condiviso questo racconto importante dei suoi giorni a Chernobyl. Vi ricordo, cari amici, dopo di noi ci sarà il film Romeo e Giulietta, ma prima una poesia. Questa sera, come dire, un po' di ironia ci aiuta a stemperare molte cose. E il poeta è un poeta italiano, Valentino Zaichen, che in questi giorni ha avuto dei problemi di salute, al quale facciamo i migliori auguri perché possa rimettersi. La poesia è tratta dalla raccolta Casa di Rieducazione, si intitola La proprietà violata. Diviene sempre più arduo proteggere i beni spirituali dall'estro dei ladri. Le assicurazioni evitano di assicurarne il rischio. Non esiste serratura di cui non venga imitata la chiave. Eppure ci sarebbe un rimedio: mettere tutto sotto metafora. Cari amici, nel ringraziarvi per averci seguito, vi ricordo che adesso chiudiamo con questo spaccato tratto appunto da Preghiera per Chernobyl, un romanzo verità, un romanzo cronaca del premio Nobel Alekhievich, di una durezza enorme, insomma, che racconta, testimone lei, quello che è successo e attraverso anche le testimonianze delle persone che poche ore dopo erano lì a subire, a cercare di rimettere insieme dei pezzi di mondo che era andato definitivamente perduto. Con questo vi saluto, ci vediamo domani. Gli misero l'alta uniforme e il berretto a visiera posato sul petto. Quanto a calzarlo si dovette rinunciare, non si riuscì a trovare la misura delle calzature perché i piedi gli si erano troppo gonfiati. Si dovette anche tagliare l'uniforme e accomodargliela sul davanti. Impossibile infilargliela. Non c'era più un corpo vero e proprio. Era tutto una piaga. E cosa erano stati gli ultimi 2 giorni prima di morire?
Gli sollevo un braccio e sento l'osso che gli balla. Gli penzola dentro, perché la carne si è staccata dall'osso. Dalla bocca gli uscivano pezzetti di fegato, rischiava di restare soffocato dalle proprie interiora. Mi arrotolo una benda attorno alla mano e gliela infilo nella bocca per vuotarla di quella roba.